Bene ragazzi, allora ora vi mostrerò un video che uno di voi mi ha segnalato, che appunto è il ragazzo che ha girato il video, ha acquistato in poche parole la batteria litio fake, quella da 18.800 mAh su AliExpress. E per chi non lo sa, io qualche settimana fa avevo fatto un video appunto mettendo in guardia su alcuni brand di alcuni pacchi batterie che si vendono su AliExpress. Perché ragazzi? Perché sono falsi. Ora, questo ragazzo forse non aveva visto prima il video, l'ha acquistata, l'ha ordinata e ragazzi si è trovato a combattere contro una truffa enorme. Ora io ringrazio Luca per la segnalazione. Ora vi lascio al video, è breve, sotto in descrizione trovi anche eventualmente il suo canale dove vai a trovare il video originale. E come vedi, dico, si conferma quello che dicevo io sul mio passato video. Sono ragazzi tutte truffe. E statene lontani. Perché? Perché una parte sono celle piene di sabbia per fare peso e volume, un'altra parte sono celle miste, celle funzionanti e poi celle funzionanti a metà, cioè vuote dentro. Ora lui metà l'ha aperta, cioè quelle blu, lui le ha già diciamo suddivise per colore blu scuro, erano piene di sabbia, ma secondo me anche quelle azzurre. Forse anche quelle azzurre, qualcuna era piena di sabbia. Il resto sì, sono piene, funzionano, però se misuri i voltaggi, però se vai a mettere un carico, che cosa succede? Se ne va a zero. Perché? Perché non hanno spunto, cioè non hanno materia dentro, ragazzi. State attenti, mi raccomando. Ciao a tutti. Voglio condividere la mia esperienza con l'acquisto di una batteria Panasonic per la bicicletta elettrica 36 volt con 18.800 mAh a un prezzo veramente basso, 54 euro sui soliti siti cinesi, e sinceramente mi aspettavo magari non 18.000 ma un 10.000 mAh. Per una bicicletta da donna normale era sufficiente, mentre invece dopo essere arrivata l'ho testata e la batteria non va, cioè fa 5, 6, 7, 8 km massimo. E allora cosa ho fatto? L'ho smontata, questa è la batteria smontata, e la prima cosa che ho scoperto è che non sono marcate Panasonic come da pubblicità della vendita. E in più c'è questa fila che vedete di blu, di azzurro più scuro, che mi ha insospettito. E allora cosa ho fatto io? Ho smontato una parte di celle, vedete qua, che le ho smontate, e ho scoperto che quelle azzurre vanno ma hanno qualcosa di strano, perché come metti l'assorbimento va a zero. Mentre invece quelle blu scure, guardate cosa c'è dentro. Sorpresa delle sorprese. Piene di sabbia. Robe da matti, non ho parole. Questa non so se tagliarla o no. Boh. Questa in teoria ti dà 4,2. In pratica. L'unica cosa che penso che abbia pochissimi mAh. Perché come metto sotto tensione va a zero. Grazie a tutti, spero che serva anche a voi questa mia esperienza. Ciao. Se siete interessati a pacchi batterie discreti, buoni, mediocri, di qualità, iscrivetevi al mio canale Telegram dove posto giornalmente tantissimi prodotti e anche batterie al litio da produttori DOC. In più, se sei interessato o iscriviti ai Gold Member, è un gruppo di miei fans, follower, con cui andremo a condividere progetti, andiamo a condividere idee, è una piattaforma dedicata solo a voi.
tutto sotto in descrizione, trovi le info. In più, mi raccomando, se sei interessato alla tecnologia litio, pacchi e batterie, ti ricordo che esiste il corso Battery Maker, unico corso italiano, forse anche in Unione Europea e forse anche nel mondo, sulla customizzazione di pacchi e batterie. Io nel mio corso, che ora abbiamo superato le 5 ore di video, più tanti contenuti extra, PDF, foto, datasheet, tantissime informazioni che ti porteranno a studiare, a capire il settore, che è un settore, ragazzi, d'oro. Oggi quasi tutto funziona con le batterie al litio. Se tu riesci ad entrare in questo settore, e allora avrai soldi e lavoro. Per questo video è tutto, ragazzi, spero ti sia stato utile. Mi raccomando, occhio alle fake. Ciao e al prossimo video.